Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ora intro e ci dedichiamo alla Petrolchem, Biotecnica e Sovoil. Con il crollo della maggior parte delle compagnie petrolifere nazionali, dopo la quarta guerra delle corporazioni, Petrochem mantiene letteralmente il mondo in funzione. Sono il più grande produttore mondiale di CHOH2 o CHO2, perché così si viene a pronunciare, e controllano milioni di acri di terra arabili in tutti gli Stati Uniti. La terra utilizzata per coltivare il grano geneticamente modificato che viene utilizzato per produrre, per l'appunto, il CHO2. Petrochem è anche uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo. Con la riduzione della fornitura di petrolio, la maggior parte dei combustibili fossili rimanenti vengono utilizzati per produrre materie plastiche e altri sintetici, e Petrochem ha campi petroliferi più fertili di qualsiasi altra azienda. Tutti questi beni sono enormi e di conseguenza difficili da proteggere da altre aziende che vorrebbero usurpare la ricchezza di Petrochem. Con interessi così vasti da proteggere, Petrochem investe enormi quantità di denaro per proteggersi lei stessa, mantenendo una forza armata degna di un piccolo paese. Ma Petrochem ha ovviamente un problema: la licenza. La licenza sulla produzione del CO2 è della Biotecnica, che però sarà solo questione di tempo prima che il CEO di Petrochem trovi un modo per assorbirla definitivamente? Non si sa, sarà la storia a raccontarlo. Infatti, quando la crisi del carburante cominciò davvero a colpire la comunità industrializzata alla fine degli anni 90, Biotecnica, allora una piccola azienda con un solo ufficio, trovò la risposta: il CHO2, un alcol a grani complesso prodotto da lieviti e ceppi di grano geneticamente modificati, prodotti e creati direttamente da Biotecnica. Il potenziale di questa scoperta è stato realizzato quasi immediatamente dopo che è stato introdotto, e nel giro di pochi anni tutti i veicoli a combustione e le centrali elettriche si sono convertiti a nuovo carburante. Sebbene Biotecnica detenga brevetti in tutto il mondo, mancava alla produzione a diverse grandi industrie agroalimentari e società petrolifere. Questi accordi hanno reso Biotecnica un'azienda estremamente ricca, ma ancora non particolarmente grande. Si sta attualmente espandendo e sta lavorando alla prossima grande svolta biotecnologica. Bisogna vedere se Petrochem o Sovoil non decidano di acquistarla o di distruggerla definitivamente per prendersi la licenza che Biotecnica detiene. Società come Sovoil e Petrochem hanno i diritti esclusivi per la produzione del carburante. Questo rende sì Biotecnica detentrice dei brevetti, ma nettamente inferiore alle concorrenti che producono questo speciale carburante, che ovviamente, essendo usato in tutto il mondo, rende le compagnie che lo vendono estremamente potenti e ricche. Parlando della Soviet World Oil Industries, conosciuta in Occidente dalla contrazione Sovoil e in Unione Sovietica dall'acronimo SGKP, è una società petrolchimica con sede nella Repubblica Sovrana Sovietiche Unite, la URSS. Sovoil, essendo la società più ricca dell'Unione Sovietica, usa il suo potere economico per manipolare e, in ultima analisi, controllare il governo sovietico, che ha portato la società a essere considerata una potenza mondiale nel 2020. Petrochem è il principale rivale commerciale di Sovoil e le due società si sono combattute nella seconda guerra d'impresa, dove Sovoil è stato vittorioso. Quello che in realtà rende ovviamente per noi importante Biotecnica, tra le tre, è che è l'unica megacorporazione italiana. Anche se è una megacorporazione in realtà molto molto piccola, possiamo dire di essere sedute al tavolo dei grandi. Chissà se la vedremo all'interno di Cyberpunk 2077. Con questo era il video dedicato alle tre megacorporazioni che producono il principale carburante e quindi che producono ciò che rende possibile il mondo di Cyberpunk 2077. Potrebbero seguirne altri di video, ma tutte le corporazioni citate qua e nei video precedenti sono quelle che hanno forgiato quasi completamente Night City. Non ci resta che aspettare il prossimo video, o almeno non vi resta che aspettare il prossimo video. Fate attenzione per le strade di Night City.